Ciao ragazzi, ci siamo qui, tutto sta cambiando su Now e sono super contenta perché lo sto vedendo anche sul mio stesso corpo. Allora, vediamo se riuscite a vedere la muscolatura. Io sono come voi, che quando entro nella fissa, entro in super allenamento, cioè mi alleno troppo e lavoro con osteopati e fisioterapisti molto forti e che riescono anche a addestrare Jill Cooper e mi dicono perché ho avuto un po' di problemi articolari quest'estate e non quest'estate sotto la quarantena e mi hanno detto Jill ti devi calmare, ti devi recuperare e ho visto che dando più tempi di recupero e allenandomi in modo diverso io sto acquistando molto più forma, molto più tonicità, molto più definizione, no? Vedo proprio la schiena più definita, le braccia più definite, così. Per tutti i miei amici che vogliono cominciare ad avere più, proprio più muscoli e più definizione, cominciamo ad adeguare i nostri allenamenti. Allora, io abbasso poco la musica perché oggi la faremo total body, ma un total body un po' diverso. Uno, cominciamo a non fare più di 50 minuti alla volta, anche 45, perché al 45esimo minuto noi cominciamo a produrre cortisolo. E per questo quando partirà il nuovo Mela Pera, che fra pochissimo, parte fra due giorni, noi faremo blocchi di lavoro mattina, pomeriggio, provando di mai superare i 45 minuti e non dobbiamo fare tutti i giorni tabata, shit, power, perché pensiamo che dando di più ci darà di più. No, noi dobbiamo dare un stimolo al corpo, poi dobbiamo dare la nutrizione e il tempo di recupero per il corpo di risplendere. È un vero e proprio opera d'arte il nostro corpo. E noi a volte proviamo con le diete estremiste e con allenamenti estremisti, pensiamo di forzare il corpo, quando non è vero, non si deve forzare il corpo, devi assecondare il corpo per avere più risultati. Allora, cominciamo con le mani di fronte e il petto e spingi mano contro mano. Adesso voglio cominciare proprio a potenziare i polsi, perché molti di voi nel fluid non riuscite a fare fluid, ok? Porto avanti e sto spingendo questa parte della mano uno contro l'altro proprio per sentire i polsi che si fortificano. Ok, spingo e spingo e spingo e spingo, proprio le polpastrelli, non i polpastrelli, scusami, questo è il palmo della mano, ok? Spingo, spingo, spingo. Adesso porto il braccio destro in avanti e tiro indietro le dita. Senti come si allunga. Gli esercizi per cambi braccio, gli esercizi per i polsi dovrebbero essere fatti quasi tutti i giorni, ok? Proprio per cominciare a sentire, quando non hai più dolore nei polsi vedrai che riuscirete a fare molto più fluid e riuscirete anche a fare molto più presi con i pesi, perché poi è lo snodo per i pesi, il snodo per anche fare i fluid. Ok, scendiamo, giriamo le dita indietro e porti indietro i fianchi finché sentono un po' di pressione sul vostro polsi, senza esagerare però. Di nuovo, 4, 3, 2, vengo su, ancora, 4, 3, 2, di nuovo, giri le mani. Perché io mi ricordo quando io ho cominciato il percorso di fare tutto fluid e tutto quello per fare i verticali, io all'inizio proprio sentivo del dolore nei polsi oltre ogni immaginazione. Però vi posso dire, cambia. Dorso della mano a terra e facciamo piccoli esercizi proprio come se stessimo facendo un push-up per sentire questi polsi che si allargano, si riscaldano, si allungano. Ok, porti adesso le polpastrelle sotto di te e solleva il polso. Tengo, 4, 3, 2 e scendo giù. E faccio 4, 3, 2 e giù. Oggi lavoreremo proprio con i pesi, total body, body weight, tutto quello che è total body in un contesto meno aerobico, perché l'aerobica è bella, l'aerobica è fantastica, ma ripeto, noi non dobbiamo fare sempre tutto. Un giorno magari facciamo un lavoro aerobico, un giorno facciamo tonificazione, e mentre sto facendo tonificazione
permette al mio corpo a raggiungermi. Ok, spingete indietro, pedale con le gambe, proprio dobbiamo anche riscaldarci sempre. Il riscaldamento è un'altra cosa fondamentale per lavorare in sicurezza. Che ti garantisco che quando cominci a lavorare con i pesi, meno è meglio. Farlo più concentrato e non è necessario tanti minuti, specialmente anche in sala pesi. 35 minuti in sala pesi è più che sufficiente per avere quello che ti serve. Ok? Allora, adesso torni indietro, stesso esercizio con le polpastrelle, sollevo la sinistra e poi la destra, sinistra e destra. Ok, adesso indietro con la gamba, non riscaldarci bene, veniamo in avanti in plancia, tocca spalla, tengo 4, 3, 2, giù, cambio, 4, 3, 2, giù, piano, provando di sentire il tuo corpo tutto un singolo statua, cambia, ancora, 4, 3, 2, cambio, 4, 3, 2, giù ancora, 4, 3, 2, giù, adesso scendo giù piano, 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 provi di arrivare con tutto il corpo insieme, mani indietro, andiamo in cobra, cobra bassa però, spingo lontano da me il pavimento, scendo giù, inspiro, svuoto, espiro giù, inspiro, e giù, ancora su, e scendo giù, ancora su, trattieni questa posizione che voglio passare poco a poco la musica, che oggi voglio concentrare ancora più di quello che stiamo facendo proprio con i muscoli, musica è solo una traccia di sottofondo oggi, eh? Scendo giù, ok, qua, guardi sopra, spalla destra, twist, espiro giù, spingo su, sopra spalla sinistra, e scendo giù, su, guarda, e torno giù, e ultimo, su, senti come si riscaldano quelle braccia, torni indietro, adesso in ginocchio, ok, cat cow, guarda su, curva la schiena, inspiro su, espiro giù, e ultima, inspiro su, espiro giù, ricordate con questo caldo ragazzi, ok, stendi la gamba destra, braccio sinistra in estensione, tieni la posizione, isometria, addominali tesi, senti come se ti stessi sollevando, immagini energia che esce fuori dal fianco, dalla spalla, teniamo la posizione, appoggi il braccio sinistro, apriti lateralmente e vai sull'esterno coscia, l'abbraccio passo di fronte sopra la testa, ok? E ti fermi dove ti permetti, la tua spalla ti permette di andare. Teniamo la posizione, 4, 3, 2, sollevo la gamba poco a poco, 4, 3, 2, braccio su. Chiudi il piede, aggrappo il piede, sempre mantenendo l'equilibrio, porta il fianco indietro, spalla indietro, calcio, faccio un piccolo calcetto con il collo del piede dentro la mano e sentirai un po' nella spalla, un po' nella scapola, un po' nella schiena, con fissando un punto solo, stendo la gamba di nuovo, il braccio scende, scendo anche il fianco, adesso andiamo in su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, piega giù il ginocchio, scendo indietro, pedala con le gambe, provando di aiutare le gambe a trovare la loro posizione, porto in avanti di nuovo, scendiamo giù, piano, più piano possibile, fino ad arrivare a terra, tutto insieme, piccola mini cobra, vedrai già che la tua schiena più libera, su questa volta, espiro giù, guarda sopra la spalla sinistra, torsione,
Espiro giù. Inspiro su, sopra la destra. Torno in centro, giù, allontano. Su, gomiti stretti, lunga la schiena, collo rilassata, spalle giù, scendo. Su. Continui, addominali tesi qua, ragazzi. Scendo, ancora due volte. Senti come si stanno riscaldando le braccia. Giù. Ultima, su. Schiena allungata. Dove te la senti tu? Torni indietro in ginocchio. Mani sotto le... Scusate che c'è un... qualcosa che mi fa un prurito sul naso, un capello sul naso, scusate. Allora, qui inspiro su, espiro giù, ancora inspiro su, espiro. Inspiro su, niente, non riesco a uscirne fuori vivo, ragazzi. Se mi vedete smanettare con il mio naso perché c'è un pelo che mi sta facendo solitico, ancora su. E qua adesso stendo la gamba sinistra, braccio destro che va in avanti, tengo la posizione, voi rimanete, non vi girate, non mi giro io, ecco l'ho trovato, ti ho trovato, vediamo se riesco a gestirti pelo, mi giro io perché quando andiamo in apertura laterale voglio vedervi o voglio che mi potete vedere, addominali tesi, tengo la posizione, continui a tenere la posizione. Adesso, abbasso il braccio destro, apro tenendo il fianco laterale, fissi un punto solo a terra perché diventa più facile, il braccio passo di fronte, sopra l'orecchio, e attenzionissimo con le spalle, ok? Le spalle magari ci mettono anche mesi per aprirsi, non è che faccio pa e poi ti senti qualche cosa che va, una sorta di strattone o una schiccherone nella spalla, no. Lo senti finché lui ti permette, così andiamo a recuperare anche la mobilità della spalla. Ok? Allungo e tengo quella gamba alta. Isometria. Tutto che è coinvolto, peso sotto la mano a terra. Braccio lungo, 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 lungo. Abbasso la spalla, addominali tesi. L'esterno coscia che è attivo, porto la gamba indietro. Aggrappo, fisso a terra e do un calcetto con questo piede nella mano per sentire la spalla, la scapola e la schiena. Tengo di nuovo, respira, lascio la mano, braccio in avanti, tengo la gamba su, rimanete là perché mi giro di nuovo, rimanete là, mi giro di nuovo, scusate le spalle, però siamo qui, abbassiamo di nuovo il ginocchio e andiamo indietro. Adesso facciamo piccoli passi in avanti fino ad arrivare fino alle mani. Si può fare uno sbalzo solo o fai piccoli passi in avanti, ok? Che dobbiamo magari riscaldare, risvegliare i muscoli. Allora, io posso piegare le gambe all'inizio finché trovo un giusto allungamento, però la verità è che prima o poi vorrò arrivare alle gambe tese. Punto le dita e guardo in avanti. Mi allungo. Spingo giù sui talloni, vengo completamente su, le braccia vengono in centro, di nuovo su. Adesso vado giù, ok, verso il lato destro, mi giro io, rimanete sempre davanti, mi giro, ok? E sto non solo andando a destra, ma guardo su, sotto l'ascella e provo di portare poco a poco indietro il cuore, come se stessi provando di aprire il cuore al soffitto. Oh cielo, non so dove sei, magari sei fuori. Ok, su. E stessa cosa, giù. Ok, la prima cosa qua. E poi guarda in su, guarda verso alto e sento come si allunga, si apre tutto. Torno centro, di nuovo io mi torno in fronte come voi. E scendiamo giù, mani giù a terra, destra indietro. A questo punto lasciamo la sinistra in avanti e metto braccio sinistra in linea con la gamba sinistra e porto su il braccio destro. Ci vuole equilibrio perché il tallone è sollevato. Ancora per 4, 3. Adesso affonda il tallone indietro. Tieni il tallone indietro affondato. Guardi in su. Sei più stabile adesso, no? Adesso sei più stabile. Apri la schiena. Stiamo facendo tanti twist oggi.
porti il braccio in giù, ragazzi, giriti frontale e come se stessi facendo una cornice sulla gamba anteriore, comincia a dondolare avanti e indietro, allungando le gambe e trovando un po' di elasticità muscolare su quella gamba sinistra. Ancora. Occhio, rimango su, gambe tesa, inspiro, espiro e allungo. L'allungamento, non so se, allora, non c'è nulla che non è importante per il corpo, ok? Qualunque persona che dice fai solo questo è sbagliato, no? Stesso discorso, che okay, porta le gambe indietro, andiamo in plancia. Qualunque persona dice, ah, togliamo carboidrati sono cattivi, o togliamo proteine sono cattivi, o togliamo i grassi, ok, giù, cobra. Il corpo è stato disegnato divinamente milioni di anni fa, magari non milioni, ma centinaia di migliaia di anni fa. Allora, serve tutto, anche l'allenamento, curva i piedi, vai indietro, allungate i talloni giù. Allora, lo stretching come il potenziamento, come l'isometria, come la pliometria, perché noi abbiamo tante cose sul nostro corpo. Solleva la gamba sinistra, portalo in avanti, l'altro in avanti, allunga in su, chiudo in giù, salgo. Adesso andiamo al lato sinistra. Allora, tutto serve. Lo stretching è una questione proprio di mobilità, di flessibilità. Se io sono flessibile, avrò anche più forza, avrò anche molto più stabilità articolare e molto meno probabilità di strappi. Così, se io ho meno probabilità di strappi o di stiramenti o di dolori così, posso allenarmi di più. Se mi posso allenare di più, che cosa succede? Divento più forte. Vedi come è tutto connesso così. Anche se lo stretching a volte, lo so, è doloroso perché ti senti tutto rigido, necessario di farlo, ragazzi. Ok, giù, inspiro su. Espiro, scendo giù, eccellente di nuovo. Adesso portiamo l'altra gamba indietro. Il tallone rimane alto, stampo il braccio destro all'interno e porti su, vedi, se cadi è normale. Porti su il braccio sinistro e la tengo, fissate un punto a terra per mantenere l'equilibrio. L'equilibrio è tutto connesso, gambe, addominali, glutei, piedi. Poi abbassa quel piede indietro e guarda in su, perché se è più stabile lo puoi fare. Perfetto, continuiamo così. Stiamo facendo un lavoro di potenziamento isometrico e calmo. Io adesso voglio farvi potenziare senza agitarvi. Ci saranno giorni anche agitati, state tranquilli. Sono la Gillo, sai che mi piace anche, non dico agitarvi, ma farvi divertire. Però se volete, io voglio che diventate statue. Per farti diventare statue, stiamo per cambiare il metodologia di allenamento, per prima lo sto vedendo su di me con questi recuperi, con questi cambiamenti che sto facendo. Oh, mi sta, cioè, anche con molto meno fatica il mio corpo sta risplendendo ed è una cosa, dice, ah, però fantastico. Allora, io con Sasha Sorrentino lavoriamo su il dimagrimento morfologico mela pera. E così proviamo di gestire anche la nostra produzione ormonale attraverso lo sport, perché è un condizionamento, è un adattamento. Rimaniamo su, proviamo di allungarci in avanti, piego la gamba, mani a giù, torno indietro, ragazzi, scendiamo giù. A questo punto non toccare più giù, spingi in upward looking dog, collo dei piedi a giù, spingo indietro, allungo, eccellente. Portiamo la gamba sinistra in avanti tra le mani e solleviamoci, ginocchio allineato, ok? È un lunge, braccia su, due spade che stanno sopra la testa, teniamo. Adesso, tieniti mano a mano, scendo e salgo. Due, ancora. In 3, ancora, in 4, ancora, 5, ancora, 6, ancora 2, 7, occhio, 8, mani giù,
Adesso portate peso su questa gamba, sollevo la gamba indietro, fianchi paralleli, piedi a martello, trattengo la posizione. Se cioè, volete mettere la mano su qualcosa che ti dà, diciamo, spessore, o anche un tavolo o qualcosa che ti permette di allineare la schiena così la senti meglio, fallo. Adesso pompiamo in su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unisci le gambe in avanti, pedala con le gambe per liberare le anche, ci siamo ragazzi, su sollevo, spiro giù, di nuovo braccio su, scendo giù, gambe indietro, vai in downward looking dog. Ritorniamo in avanti, scendiamo ma non tocchiamo più per terra. Questo si chiama chaturanga. Su, sollevo, torno indietro, piedi giù e portate la destra in avanti tra le mani, saliamo, braccia su, ok? Rimango qua, siamo pronti. Prenditi proprio, aggrappati sulle mani sopra. Dobbiamo fare 8. Affondi. 1. Stendo la gamba. 2. Stendo la gamba. 3. Stendo la gamba. 4. Questo si chiama body weight perché stiamo utilizzando lo stesso peso corporeo per allenarci. Ancora 2. Ancora 1. E i bracci scendono. Sposto il peso sulla gamba anteriore, sollevo la gamba indietro, schiaccio i glutei indietro, tengo la posizione, addominali tesi, fianchi, guarda sotto, vedi che i fianchi sono parallele e cominciamo a sollevare, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tienene ancora, ancora un poco a poco. Scendi con la gamba, pedali con le gambe per recuperare. Ok, divaricate le punte dei piedi, scendo giù in squat. Divarico poco poco le ginocchia, mani tra il petto, divarico con i gomiti. Adesso porto braccio destro indietro, braccio sinistro indietro, cammino indietro finché non mi posso sedere. Ok, gambe sono di fronte a noi. Andiamo a spingere sulle gambe, su in tavola e scendo giù. Che non sto scivolando indietro con i fianchi oggi, facciamo solo un lavoro semplicemente di schiena, respira, schiaccia anche i glutei, e 3, 4, ancora, senti un po' tutto, le spalle che si stanno aprendo, le mani che stanno lavorando, i glutei che stanno schiacciando, oggi è total body e stiamo lavorando un po' tutto, tutto, ma veramente anche spalle, schiena, addome, gambe, braccia, pettorali. Continuiamo. E in 4, ancora. E in 3, ancora. E in 2, and 1. Eccellente. Scendo giù, giro di fianco, andiamo subito inside plank. Mi porto inside plank, sollevo. Sotto, trattengo la posizione, se lo voglio rendere più difficile la mano sale e sollevo da sotto, su, addominali tesi, ok, passando da un gruppo all'altro. A me piace fluid perché è un passaggio fluido da un movimento all'altro per darci quello che ci vogliamo, corpi armonici, un corpo scolpito, un corpo in sintonia con la testa e con la voglia e con l'anima, perché è un viaggio. Respira e ascolta il tuo corpo. Il braccio scende, scende giù, rapidamente passa dall'altro gomito, salgo su, addominali sotto, che trattengano, tengo tutto allineato. Poi se voglio aumentare l'intensità, alzo l'altro braccio. È un respiro, ragazzi, respiro, dialogo. E oggi facciamo anche braccia con i pesi. Io adesso comincio a anticipare quello che serve. Serve i pesi. Io quando noi facciamo qualsiasi allenamento vi invito sempre di avere un elastico e i pesi vicini.
e tappeti vicini, perché noi passiamo da una cosa all'altra. È un po' come mi ispiro, come voglio allenarvi oggi. E i pesi oggi devono essere pesanti, ok? 3 kg, 2 kg, se ce l'hai 5 kg, perché cominciamo ad andare a lavorare proprio su il sostegno, i muscoli. Ok, di nuovo, rimani là, ascolta il corpo. Braccio giù, torniamo in centro. Adesso voglio farvi anche vedere un altro esercizio, lo voglio spiegare a sufficienza perché la vedete spesso nel fluid e la facciamo, il kick through. Allora, il kick through, ragazzi, è portare le gambe destre in avanti, spostando il braccio destro e faccio un calcio con l'altra gamba e torno indietro. Poi facciamo sinistra in avanti, appoggio, sposto la mano e faccio un calcio in avanti e torno indietro. Di nuovo lentamente, destra si appoggio, sposto mano destra, sinistra si stende e indietro. Poi sinistra, sposto braccio sinistra, stendo la gamba destra. Aspetta, mi sposto la mia finestra per non dargli un calcio e indietro, così. È fluido, 1, torno indietro, 2, torno indietro e 3. Diventerete anche voi molto leggere, ok? La facciamo senza salto, ok? Appoggio, stendo, appoggio, torno, appoggio, stendo, destra, sinistra, appoggio, destra, stendo, sinistra, in, dietro, ancora, 1, stendo, torno, indietro, ancora 2 volte, 1, stendo, torno, indietro, ultima volta, stendo e torno indietro. Eccellente, vai in downward looking dog, recuperi ragazzi, bravi, 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 bravi. Ok, pieghi le gambe per favore, mettetevi le scarpe,